Ciao a tutti, io sono Alex per chi non mi conosce, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti alla mia serie di video su astronomia, astrobiologia e astrofisica. Oggi vi porto un video su Proxima Centauri, una stella molto vicina a noi ma anche molto inospitale, essendo una stella nana. Quanto pare ha dei pianeti che girano o orbitano intorno a questa stella e alcuni potrebbero orbitare nella zona abitabile. Io adesso vi lascio al mio video, poi ci vediamo alla fine con le conclusioni. Buona visione. Proxima Centauri, vicina ed inospitale. La stella più vicina al Sole è conosciuta nel mondo scientifico come Proxima Centauri. Appartiene alla costellazione del Centauro ed è presente nei cieli dell'emisfero australe. Essa possiede un sistema planetario associato, formato fino ad ora da Proxima B e Proxima C. Tutto ciò la rende il candidato ideale per lo studio della vita stellare e per l'osservazione esoplanetaria, grazie ai metodi dei transiti e della velocità radiali. Da studi recenti, eruzioni 100 volte più brillanti e violente di quelle solari complicano il lavoro degli astrobiologi e di chi pensa che la vita, per come la conosciamo, possa essere un fenomeno facilmente riproducibile. Zona abitabile. La stella è la più vicina in assoluto a noi, dopo il Sole, e posta a poco più di 4 anni luce, circa 270.000 volte la distanza Terra e Sole. È un corpo piccolo, vecchio e freddo, in realtà, classificata come una stella nana rossa M5, ma in un articolo del 21 aprile 2021, pubblicato su Astrophysical Journal, certifica, dopo 10 anni di studi, la pericolosità e variabilità di tale astro. Il Sole è il motore del nostro sistema planetario. Si sono verificate condizioni particolari e difficilmente ripetibili, statisticamente a ciò che conosciamo, non sulle grandezze scala dell'universo, per cui sulla Terra si è sviluppata ciò che l'uomo considera vita. Esistono delle condizioni necessarie, seppur molto lontane dall'essere sufficienti, affinché si possa sviluppare qualsiasi cosa noi intendiamo per vita. Distanza dalla stella, temperatura ideale, pressione e gravità, eccetera. Per definire tali caratteristiche si considera una zona di abitabilità. L'idea principale è quella di capire dove l'acqua possa sopravvivere in forma liquida. Il fenomeno dei brillamenti. Proxima Centauri B è un pianeta roccioso, posto nella cosiddetta zona abitabile della stella, ma non bisogna dimenticare che esistono altri fattori da considerare, per esempio la natura della stella stessa. Proxima Centauri, infatti, è una stella fredda. Questo la porta ad avere uno spettro con il picco massimo energetico nell'infrarosso e non nel visibile, come nel caso del Sole. Per questo motivo, da una decina d'anni si sono mobilitati telescopi capaci di rilevare tali frequenze spettrali in una cooperazione che ha visto partecipare tra gli altri Hubble, TESS e ALMA. Dopo un'osservazione continua di 40 ore si è palesato un fenomeno simile ad un brillamento o flare, ma con una potenza di 14.000 volte superiore al consueto spettro e sprigionata in pochi secondi. La particolarità è la banda elettromagnetica del picco del brillamento, in controtendenza rispetto al solito, ci si sposta nell'UV ad energie maggiori rispetto all'infrarosso. Tutto questo porta il sistema planetario a subire violente radiazioni, alimentando così lo scetticismo tra astrobiologi per possibili condizioni favorevoli ad ospitare vita. Conclusioni. Pur essendo la stella più vicina,
Proxima è così debole da non poter essere vista da noi, ad occhio nudo. Questi brillamenti sono fenomeni di rara energia nel sistema planetario che lo circonda. Non sembrano di così rara frequenza. L'articolo su Journal sarà decisamente più esplicativo. Questo per dire che non vi è ancora un'esclusione certa per l'indagine biologica, ma gli scienziati rimangono sull'attenti. Infine, l'osservazione di questi fenomeni aiuta l'astrofisica stellare nello studio della loro ripetibilità in stelle nane, analoghe e non solo, anche nella differenza con episodi simili in stelle più giovani e luminose. Per esempio, si pensa che i campi magnetici abbiano un ruolo da protagonista in tal senso. Eccomi qua per le conclusioni del mio video su Proxima Centauri, questo sistema planetario molto vicini al nostro sistema solare, anche se dista 4 anni luce, che sono ancora distanze per noi improponibili da raggiungere, ma non è detto in futuro potremo farlo. E quanto pare i nostri astrofisici, astrobiologi, grazie agli studi dei transiti, hanno scoperto che intorno a questa stella nana orbitano dei pianeti. Addirittura c'è un pianeta che, quanto pare, orbita nella zona abitabile. La zona abitabile è quella zona dove probabilmente si può trovare l'acqua nello stato liquido, temperature ideali, quindi tutte quelle condizioni che potrebbero permettere lo svilupparsi di una forma di vita, o elementare, o complessa, o intelligente, non lo sappiamo. Unica cosa, però, si sono accorti che questa stella di Proxima Centauri ha dei brillamenti molto elevanti, addirittura 14.000 volte più potenti del nostro Sole. Quindi questi brillamenti potrebbero resettare una forma di vita presente su questi pianeti che orbitano nella zona abitabile intorno a questa stella. Comunque hanno utilizzato tutti i telescopi disponibili come Hubble, TESS per studiarlo e continuano a studiarlo. Voi cosa ne pensate di questo sistema planetario di Proxima Centauri, che non è molto lontano da noi, ma come ben sappiamo sono distanze ancora improponibili? Riusciamo a malapena arrivare su Marte, o meno mandare dei droni su Marte, e pensare di arrivare a Proxima Centauri, che dista 4 anni luce, mi sembra ancora un po' fantascienza per ora. Però è curioso che i nostri studiosi continuino a scoprire nuovi pianeti. Addirittura tempo fa ho letto e ho visto dei documentari che parlano che quasi tutte le stelle dell'universo hanno intorno a sé, quindi orbitano intorno alle stelle, pianeti. Quindi se immaginiamo quante stelle ci sono nell'universo, sicuramente di pianeti ce ne sono ancora di più di stelle. Quindi la probabilità che qualche pianeta ospiti forme di vita si sta alzando sempre di più, sempre con le nuove scoperte che stiamo effettuando. Voi cosa ne pensate di quello che vi ho portato a schermo, della possibilità di presenza di vita su altri pianeti, o forma microbica, o forma un po' più evoluta, o fino a forme addirittura intelligenti che possono fare viaggi interstellari? Come vedete, io sul mio canale tratto anche l'ufologia, perché comunque è un argomento che a me affascina e interessa, perché pensare che siamo gli unici esseri viventi intelligenti nell'intero universo mi sembra un po' un pensiero chiuso. Bisognerebbe essere con la mente aperta e capire che comunque la vita si sviluppa facilmente. Prima noi pensavamo che la vita ci volevano molte condizioni particolari, ma più andiamo avanti con gli studi e più scopriamo cose nell'universo, scopriamo che la vita potrebbe essere presente molto di più di quanto noi pensiamo. Detto tutto questo, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi del mio video e lascia un bel like, iscriviti al mio canale e se vuoi condividi anche il mio video. Detto tutto questo, io vi lascio i miei soliti titoli di coda, dove troverete altre proposte di video presenti sempre sul mio canale, alcuni correlati a questo e alcuni no. Quindi, buona visione. Io vi saluto e vi ringrazio come sempre. Ciao!